Saluto e presento i nostri ospiti. Subito l'onorevole Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie dell'invito. Toninelli, parliamo subito, perché poi affronteremo anche le ripercussioni a livello politico all'interno dei palazzi della politica. Invece, nell'ambito di questa inchiesta, aspettiamo le dichiarazioni del ministro, dell'ex ministro Guidi, domani ai magistrati. Come vede questo cambio di linea, questo legame che c'era e non c'era, l'ha descritto insomma quasi impalpabile ormai, ma giustifica comunque quello che è successo, le intercettazioni quello riportano? Allora, io penso che dobbiamo spiegare bene la situazione, l'accaduto, che è molto grave ai telespettatori. Prima di tutto bisogna distinguere il caso della ministra Guidi che si è dimessa dal caso del governo. La ministra Guidi non si è dimessa perché ha fatto l'emendamento, perché di fatto l'emendamento l'ha fatto il governo. La ministra Guidi si è dimessa perché l'hanno beccata a fare una chiamata al compagno, al fidanzato, alla quale diceva l'emendamento passerà, abbiamo l'ok della ministra Maria Elena Boschi, di conseguenza è tutto a posto. Lui dice, anche per i miei amici, quelli che tu conosci, sì, ti chiamo proprio per questo. È una cosa sconcertante, la magistratura farà il suo corso, quindi non voglio andare avanti a parlare di questo, ma altrettanto sconcertante come il governo sia colui dal quale è partita un'iniziativa legislativa che va a favorire una compagnia petrolifera straniera, la Total in questo caso, poi la Shell e l'Eni, che partecipava, che grazie a questo emendamento avrebbe avuto soldi per fare che cosa? Per ampliare i lavori, quindi le trivellazioni, quindi la ricerca di idrocarburi in quel territorio. La giustificazione qual è? Per i posti di lavoro. È una balla, anzi, prima per lo sblocco di infrastrutture pubbliche. Quella è un'infrastruttura totalmente privata. E poi per i posti di lavoro. Non è pubblica, ma è privata. Ed è fondamentale dirlo, è una smentita a quello che ha detto il Presidente del Consiglio. I posti di lavoro sono 300 e dureranno per i 2 anni necessari a implementare l'infrastruttura che ci sarà in quel territorio. Di conseguenza non c'è nulla. Qua quello che diciamo noi è, c'è un governo che fa un favore, non ai cittadini da cui è pagato, per i quali dovrebbe lavorare, ma un governo che fa un favore a un potente semplicemente perché c'era un rapporto amicale, di amicizia, di relazione tra il ministro, il governo stesso e la Totale, i cui vertici andavano a incontrarsi con la ministra Boschi. È per quello che deve andare a casa il governo, e chiediamo al Presidente del Senato Grasso di calendarizzare velocemente la mozione di sfiducia perché loro vengono a parlare davanti agli italiani. E poi parliamo meglio anche di questo. Mentre il nostro counter continua a scorrere, torno da Danilo Toninelli, ricominciamo il giro onorevole. Allora, voi naturalmente state scalpitando per la calendarizzazione di questa mozione di sfiducia, intanto però pensiamo alle cose di tutti i giorni, nel senso che il ministro va sostituito. Adesso Matteo Renzi ha preso l'Inter per lo sviluppo economico, ma dice insomma che i tempi saranno molto stretti, già forse entro la fine della settimana si avrà un nuovo ministro, forse potrebbe trattarsi di una donna perché il premier è sempre molto attento all'equilibrio fra i due sessi. Ma guardi, a noi per antonomasia, come DNA del Movimento 5 Stelle, non interessa chi va a occupare quella determinata poltrona, come occupa la poltrona. Certamente chiunque andrà a occupare quella persona, donna o uomo che sia, porterà avanti la medesima politica, in questo caso energetica, del governo Renzi, che è una politica energetica fossile, quando sappiamo che l'energia fossile rappresenta il medioevo. E lo dice un rappresentante di una forza politica che non sta dicendo aboliamo tutte le estrazioni di idrocarburi, ma ha una visione alternativa del mondo e sta depositando in questi giorni un piano energetico nazionale a lungo termine, parliamo di decenni, dove investiamo in una politica energetica rinnovabile. E chi è esperto della materia ci dice scientificamente che investire 1 miliardo in energie rinnovabili porta a 17.000 posti di lavoro, investire 1 miliardo in energie fossili a poche centinaia. Significa avere da una parte il Partito Democratico che va dalla parte delle lobby. La domanda che abbiamo fatto a Renzi ieri in diretta con Facebook, qualcuno ha risposto, è: ma chi vi ha scritto quel benedetto emendamento che voi dal governo avete detto di aver scritto? Non ci ha mai risposto, probabilmente gli ha scritto lo stesso dirigente della Total. E da un'altra parte abbiamo una forza politica che dice cambiamo totalmente, noi non vogliamo favorire i forti, ma non vogliamo neanche favorire quello e non quell'altro, vorremmo favorire tutti. E in Italia serve lavoro e in Italia serve salute. Investire oggi, abbiamo visto in Basilicata, ci sono degli enormi problemi ambientali, quei lavori tra l'altro portano
portano poco lavoro, quei lavori inquinano e quel petrolio, diciamo, chi si sta seguendo, viene estratto da una società straniera che non lo raffina neppure in Italia, lo raffina all'estero e lo vende all'estero, e a noi rimangono le briciole e i tumori. Il ministro Boschi, che come sapete viene nominata dalla Guidi nelle intercettazioni, beh, il ministro Boschi possiamo dire che invece ha scaricato l'ex collega, ha detto di quelle cose si occupava lei, si è mostrata piuttosto serena, è già stata ascoltata solo come persona informata dei fatti, e ha detto anche, insomma, ormai le sfiduce sono un appuntamento fisso quasi come la Champions. Insomma, in qualche modo Toninelli a sdrammatizzare, quasi a non dar peso a queste emozioni. Che ne pensa lei, che dimostri, è uno dei fautori? Penso che dimostri tutta la difficoltà in cui sta versando il Partito Democratico, in particolare i vertici Renzi e la Boschi. La mozione di sfiducia è un atto democratico all'interno del quale un'opposizione, come si stanno opponendo anche i cittadini contro Renzi, che è ora a Napoli, contro quello che sta facendo Renzi e il suo governo. Noi vogliamo portare il Presidente del Consiglio e la Ministra Boschi in aula a spiegarci chi ha scritto quell'emendamento, perché quello che è, loro ci devono dire di chi stanno facendo gli interessi. Io mi permetto anche di dire che oggi noi stiamo depositando, lo faremo proprio oggi, una proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulle fondazioni, sui soldoni che arrivano alle fondazioni. Lei perfettamente sa che ce ne sono decine abbinate ai politici, una a Renzi. Fondazione Open, 3 milioni di euro, di questi 3 milioni di soldi ricevuti, 1 milione è opaco, non si sa chi gliel'ha dato. Noi con la nostra legge obbliga chi dà i soldi a dire chi è. Chi ci dice che dietro quel milione non ci sono le compagnie petrolifere che gli hanno scritto l'emendamento? Io glielo chiedo alla Malpezzi, chi sta pagando la fondazione di Renzi?